A notizie di Prato TG. Covid, confortante il quadro che emerge dai dati delle ultime 24 ore per l'area pratese. I nuovi casi sono 49, 3 i decessi e il totale dei morti nel territorio pratese sale quindi a 163. Sentiamo Nadia Tarantino. Numeri confortanti dal monitoraggio delle ultime 24 ore sull'andamento del coronavirus nell'area pratese. 49 nuovi casi che segnano un crollo verticale rispetto agli ultimi giorni e portano il bilancio a 8.834. È quanto ha comunicato la regione oggi nel consueto bollettino che fa il punto sulla situazione in Toscana, dove si contano 1.117 positività che fanno salire il totale sopra 100.000. I decessi sono 3 a Prato, totale da inizio epidemia 163 e 66 in tutta la regione, totale 2.516. Tra le 66 vittime ce ne sono alcune il cui decesso risale alle settimane scorse ma non era stato ancora comunicato. Le vittime pratesi sono due uomini di 73 e 81 anni, entrambi ricoverati al Santo Stefano, e una donna di 91 ricoverata al centro La Melagrana. I nuovi casi sono emersi dall'analisi di 15.000 tamponi con una incidenza positiva del 7,7%. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti anche 3.260 tamponi rapidi. Forte alleggerimento della pressione sugli ospedali, in Toscana le persone ricoverate nei reparti Covid sono 1.647. 68 in meno di ieri e sono 278 in terapia intensiva, 3 in meno. Nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Prato sono 28 su 32 i letti occupati, mentre nell'area Covid si è assistito a una riduzione dei degenti nelle ultime ore. Nessun posto libero invece alla palazzina ovest del vecchio ospedale e alla Melagrana. Grosso balzo in avanti sul fronte delle guarigioni, 2.655 i pazienti divenuti negativi o asintomatici. Passiamo al resto della cronaca. Raid di spaccate questa notte a Prato, due bar presi di mira. Sentiamo. È stato un vero e proprio raid quello messo a segno stanotte da una banda di ladri nella zona di Obi. Ben due bar, La Scala in via Rubè e Caffè Leonardo nella vicinissima via Rimini, sono stati presi di mira da tre balordi armati di tombino. Difficile dire quale sia stato il primo locale a essere spaccato e ripulito. Entrambi i colpi risalgono attorno alle tre, come dimostra il suono dell'allarme che ha fatto scattare l'intervento della polizia e dei proprietari. Vetrata rotta, cassa portata via, bottiglieria, panettoni. Locale mezzo vuoto, questo è quanto. Bottino simile per il bar La Scala, tra fondo cassa, bottiglie di champagne e di grappa. Dalle telecamere di sicurezza si vedono in azione tre individui con il volto coperto da cappellino e mascherina. Sia per il Caffè Leonardo che per il bar La Scala si tratta dell'ultima di una lunga serie di spaccate subite negli ultimi anni. Per il locale di via Rimini è addirittura il quarto colpo del 2020, un anno difficilissimo per il settore minato dai provvedimenti restrittivi anti-Covid. Anche quest'anno è la quarta volta in tutto dall'inizio dell'anno, questo è il risultato, coprifuoco per noi, non per gli altri. Evidentemente spacca quattro in un anno molto molto difficile per voi. Sì, già in un anno già difficile di suo, e questo è la conclusione, si spera la conclusione dell'anno. Tre incendi dalla prima serata di ieri alla notte hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco. L'episodio più grave si è verificato alle 2 in via dei Gerani a San Giusto, dove le fiamme si sono sviluppate nella camera di un appartamento dove si trovavano una donna anziana e il nipote. L'incendio ha provocato un denso fumo e per fortuna le grida degli occupanti sono state sentite dai vicini, che hanno dato l'allarme e poi aiutato i due a uscire. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio prima che potesse propagarsi al resto della casa, mentre le ambulanze del 118 hanno soccorso i due feriti rimasti intossicati dal fumo. In precedenza, tra le 20 e le 21:30, si erano registrati due roghi di auto con il sospetto che ad agire sia stato un piromane. Nel primo episodio, avvenuto in via Roma, nel parcheggio di fronte all'ippodromo, è andata distrutta un'auto lasciata in sosta. Nel secondo, avvenuto in via Bovio, anche qui in un parcheggio, le fiamme hanno avvolto prima un'auto e poi si sono propagate al furgone parcheggiato vicino. Torniamo a occuparci dell'incidente mortale sul lavoro avvenuto ieri a Montemurlo, perché la procura ha aperto un'inchiesta, ci sono tre indagati. Nadia Tarantino.
Sono tre gli indagati per l'infortunio sul lavoro che è costato la vita a Fulvio Piscitelli, l'operaio di 40 anni, morto ieri dopo essere precipitato dal tetto del capannone che ospita la ritorcitura di cui era dipendente e sul quale erano in corso dei lavori. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina in via Niene a Montemurlo. Il sostituto Lorenzo Boscagli ha iscritto sul registro delle notizie di reato il proprietario del capannone, il titolare della ditta che stava eseguendo i lavori e un suo dipendente. Le tre iscrizioni sono state fatte in vista dell'autopsia in programma domani. L'esame chiarirà le cause del decesso e fornirà informazioni utili a ricostruire la dinamica. Secondo la prima ricostruzione, pare che la vittima abbia chiesto all'operaio che stava facendo i lavori di trasportarlo con la pedana mobile fino al tetto. Poi la tragedia. Il quarantenne ha calpestato il lucernario che si è sbriciolato sotto i suoi piedi. Un volo di circa 8 metri che non gli ha lasciato scampo. Inutili soccorsi inviati dal 118. Resta da capire perché la vittima sia voluta salire, visto che l'intervento era praticamente concluso. Siamo tutti a rischio quando si decide di andare sul tetto, questo il commento di Luigi Mauro, direttore dell'area funzionale della ASL che si occupa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. È il secondo infortunio nel 2020 con questa dinamica, dice. Sono morti completamente evitabili se solo si comprendesse la pericolosità di camminare su una copertura anche per un breve tratto senza misure di protezione. Annunciata una stretta dei controlli sui cantieri per verificare il rispetto delle norme antinfortunistiche. Restiamo a Montemurlo, non sopportava più il passaggio di cani vicino al suo orto e aveva disseminato lungo l'argine del torrente Meldancione esche avvelenate. Per questo motivo, al termine di un processo penale celebrato nei giorni scorsi, è stato condannato un pensionato 73enne di Oste. L'episodio risale a luglio del 2019, quando l'uomo abbandonò ben 9 polpette confezionate usando una sostanza lumachicida, con il preciso intento di colpire i cani che frequenta la zona. Il giudice ha contestato al pensionato il reato di maltrattamento di animali e il getto pericoloso di esche avvelenate e lo ha condannato a pagare un'ammenda di 6.000 euro. Una cagnolina aveva rischiato di morire dopo aver ingerito uno dei bocconi. Cambiamo argomento, parliamo di Natale, di centro di Prato, ci sono i 4 progetti vincitori del bando specifico del comune per animare il salotto buono della città e le iniziative sono tante, alcune tradizionali, altre particolarissime. Scopriamole insieme. Vicoli trasformati in galleria d'arte contemporanea, caccia al tesoro per le famiglie, un'installazione di ben 22 tarocchi su vetrine e spazi di affissione da individuare con una mappa interattiva, percorsi floreali, esibizioni musicali e perché no anche i classici del periodo più magico dell'anno, quali la casa di Babbo Natale e il presepe. Ecco come il centro storico sarà trasformato per queste festività natalizie, ma non solo, grazie ai 4 progetti collaborativi di rigenerazione urbana che hanno vinto il bando del comune nell'anno. Ambito del progetto Noi che il centro per un totale di 40.000 euro di investimento. Stamane la presentazione delle iniziative da parte dei promotori. Il comune ha premiato sì l'originalità della proposta, ma soprattutto la capacità di attivare nuove collaborazioni e relazioni. L'idea è coinvolgere diversi soggetti e dargli la possibilità di collaborare per promuovere progetti che siano realizzabili nel nostro centro storico. L'obiettivo dell'azione Noi che il centro che abbiamo lanciato all'inizio dell'anno era proprio quello di lavorare su questo, no? Sul senso di comunità e sull'idea delle relazioni. Nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento si comincia a metà dicembre. A preparare l'atmosfera giusta saranno le luminarie e gli alberi di Natale che saranno accesi il 3 dicembre in centro come nel resto della città. In un momento come questo sono venute fuori collaborazioni nuove, relazioni nuove e quindi anche il senso di appartenenza al centro storico che era l'elemento che noi volevamo valorizzare fin dall'inizio. In questo percorso. Abbiamo deciso, diciamo, di finanziare questi progetti perché sono iniziative che appunto vanno al di là di questa fase di crisi e quindi riescono, diciamo, a lavorare a prescindere da questa situazione complicata nella quale siamo tutti. A proposito di Comune di Prato, ci sono 300.000 euro di contributi dati alle società sportive come aiuto per questo periodo difficile e anche un maxi ristoro per le piscine del CGFS. Sentiamo Alessandra Grati.
550.000 euro per il mondo dello sport. 250.000 saranno destinati al CGFS e 300.000 alle associazioni sportive. La variazione di bilancio è stata approvata a maggioranza dal Consiglio Comunale. I contributi destinati al Centro Giovanile di Formazione Sportiva rientrano in un'operazione di riequilibrio dei ricavi mancati, dovuti da una parte alla chiusura della piscina di Mezzana e poi quella di Via Marradi, dall'altra a quelli causati dal Covid, clausole previste nel bando con cui veniva assegnata la gestione degli impianti. Dopo il lockdown tutte le piscine sono state chiuse, mentre da quando la Toscana è diventata zona rossa sono consentiti soltanto gli allenamenti delle società sportive, che per utilizzare la vasca pagano un canone, che comunque resta insufficiente a riequilibrare il bilancio. Nel frattempo una parte dei dipendenti del CGFS restano in cassa integrazione. 300.000 euro invece saranno destinati alle associazioni sportive come ristoro per le conseguenze della pandemia, che ha bloccato tutte le attività non agonistiche e sostituiranno però il bonus famiglia per lo sport. In questo momento che gli impianti sono chiusi, ha spiegato l'assessore allo sport Luca Vannucci, crediamo che sia più opportuno aiutare le società in modo che possano riaprire. Il bonus famiglia non è abbandonato, ma soltanto posticipato a quando potrà essere utilizzato. I fondi saranno assegnati tramite un bando che sarà pubblicato entro i primi di dicembre. Probabilmente il criterio di distribuzione delle risorse sarà lo stesso adottato dal CONI e dal Ministero dello Sport, che si basa sul numero degli iscritti. Un metro di valutazione, ha spiegato Vannucci, che è oggettivo e una somma ingente che testimonia lo sforzo dell'amministrazione comunale verso il mondo dello sport. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.